Eccoci qua, siamo sempre a Romix e abbiamo l'ospite degli ospiti, insomma, è veramente un onore per noi avere il maestro Giorgio Cavazzano, benvenuto. Grazie, grazie dell'invito, eccomi qua. Allora maestro, lei è ospite della manifestazione e come le sembra? Insomma, ha già avuto modo di girare un pochettino qui per Romix? Sì, beh, guarda, per uno come me è abituato a lavorare in uno studio 3x3, da solo con la radio accesa e così via, a vedere questa marea straordinaria di persone, ovviamente mi ubriaco un po', però insomma si respira una felicità, un evento incredibile, bellissimo. Sì, tra l'altro stiamo notando che anno dopo anno praticamente il fumetto sta acquistando sempre più considerazione proprio anche dagli altri media, infatti vediamo proprio questa fiera come è cresciuta nel corso degli anni e adesso c'è una moltitudine di persone incredibile, infatti lo stesso maestro mentre camminavamo venendo qua è stato fermato più volte, insomma come una rockstar praticamente. Beh, non esagerare, però insomma ho incontrato tante persone perché c'era uno spazio talmente ridotto per passare che mi fermavano e così. No, beh, dai, il fumetto finalmente sta un po' alla volta, sta così avendo un riconoscimento artistico che è importante questo, perché l'arte si manifesta soprattutto con la comunicazione e ci sono degli autori importantissimi che stanno appunto seguendo e portando nuovi elementi per la creatività, ecco. Il suo nome è indissolubilmente legato alla Disney, insomma lei è praticamente, sì, certo. Dopo Romano Scarpa probabilmente è il più grande artista Disney italiano. Esagera un po', di pure europeo, se vuoi poi... Mondiale, cioè. Magnifico, magnifico. Universale. Almeno di questo universo lei è il più grande di tutti. Sì, dai, sto scherzando naturalmente. Allora, che ricordi ha dei primi tempi, di quando ha cominciato, le speranze che aveva da ragazzo per poi arrivare, ecco, se lei dovesse tornare indietro e dire al Giorgio Cavazzano ragazzo quella che sarebbe stata la sua carriera, che effetto le avrebbe fatto? Beh, guarda, all'inizio non pensavo certamente di poter raggiungere certi risultati, mi bastava così avere avere la collaborazione e soprattutto la maestria di Romano Scarpa. E poi un po' alla volta la mia curiosità e la mia voglia di, così, di vivere in un periodo effervescente come era il 67-68, dove in Francia erano avanti anni luce rispetto a noi, mi ha portato poi ad ispirarmi a molti autori francesi e americani. E poi un po' alla volta trovare un percorso completamente mio, ma non avrei mai pensato di raggiungere questo risultato, soprattutto con una buona salute che è importante. Beh, è tutto, insomma. Sì, dai. Beh, sono 52 anni che disegno, anzi quest'anno saranno quasi 53, insomma con Disney. Però quello che mi ha portato anche a trovare delle strade personali è stato il momento in cui ho conosciuto degli sceneggiatori che mi hanno aiutato a creare dei personaggi miei, collaborare con la pubblicità, insomma un percorso molto, molto vario, molto così creativo. Come si è evoluta appunto la sua creatività nel corso degli anni? Ma un po' con la curiosità e poi con la voglia di essere me stesso, di imporre anche con grossi sacrifici la mia tendenza ad essere diverso da tutti gli altri. Considera che nel periodo quando iniziai con Disney io trovavo il giornale abbastanza monotono, cioè le inquadrature erano sempre le stesse, invece io in mente il cinema, il teatro, la letteratura, soprattutto questa che mi ispirava a trovare degli elementi nuovi, non ci fossero stati questi grandi sceneggiatori probabilmente sarei rimasto, sì, avrei raggiunto dei risultati, ma non quelli che poi ho ottenuto nel tempo. Oh, lei ha parlato degli sceneggiatori che sono ovviamente una parte fondamentale certo, nella narrativa sia disegnata che non. Lei predilige più ricevere una sceneggiatura dettagliata che le spiega proprio nello specifico come deve essere impostata la tavola o preferisce avere un po' più di libertà e
questo è un bel problema, perché le sceneggiature dettagliate ne ho avute, è stato un momento importante, cioè la prima sceneggiatura dettagliata in maniera ossessiva quasi è stato con la collaborazione con Tiziano Sclavi. Ecco, lui era di una perfezione nell'inquadratura, aveva già un'idea di come dovevano sedersi i personaggi, come doveva essere messa la tazzina di caffè e queste cose così. E questo è stato un bel aiuto notevole. A volte però trovi delle difficoltà nel seguire un po' tutto lo svolgimento, allora dico in fondo io sono il regista, sono il costumista, sono il tecnico delle luci e faccio quel cavolo che voglio. Ecco. D'accordo, senta, quest'anno si festeggiano oltretutto sia i 50 anni di Paperino, di Paperinic, sì, certo, che appunto gli 80 anni di Paperino e i 90 anni di Topolino, il settimanale. Sì, tra un po' faranno i miei 73 anni di lavoro, vabbè. Sì, c'è una moltitudine di anniversari. Noi sul nostro sito abbiamo festeggiato adeguatamente sia Paperino che Paperinic. Lei quanto è legato a questi personaggi e al settimanale nello specifico? Beh, il settimanale mi dà da vivere, mi permette di essere sereno, ecco, e rendere sereno anche il resto della mia famiglia. Per quanto riguarda i personaggi, beh, sono dei personaggi che in qualche modo mi preoccupano, perché la pattuglia Disney è abbastanza numerosa, quindi sì. se ogni anno viene festeggiato qualche personaggio, vabbè, arriverò al 2000. Certo che Paperinic è stato un successo planetario, perché è amato in tutti i paesi del mondo, sì. Addirittura certe volte anche di più di personaggio del principe, cioè Topolino. I paesi scandinavi con cui collaboro tuttora sono amatissimi i paperi, ma soprattutto Paperinic, pensa un po'. Beh, insomma, questo è un piccolo orgoglio italiano, perché... Sì, ma poi voi avete un autore, Marco Gervasio, che ha creato anche altri personaggi. Fantomius. Fantomius è adorato dai francesi. Probabilmente appartiene a quella linea drammatica o ottocentesca, ecco, e quindi funziona molto insomma, come personaggio. E poi, insomma, le storie sono molto belle, molto divertenti, ben disegnate. Beh, insomma, Marco Gervasio se lo merita. Beh, insomma, è un bel attestato di stima, glielo diremo appena lo rincontriamo. Beh, assolutamente, sì. Glielo riporteremo. Beh, probabilmente dirà, ah, ma ve l'ha detto Giorgio, perché io lo ripeto continuamente. Ok, senta, tra i nuovi disegnatori lei ha citato Gervasio, ma ce ne sono tantissimi. Certo. E quali nomi può fare, secondo lei? Bah, Stefano Intini, Turconi, l'altro romano, scusate, Mastantuono, Corrado è uno dei grandi, e poi insomma altri che quelli che mi piacciono di più sono quelli che ho citato. Poi ce ne sono tanti altri che meritano, cioè Donald Soffritti, poi adesso mi prende un po' in castagna perché dimentico qualcuno, però aggiungiamo, insomma, poi sì, aggiungetelo poi, aggiungiamo. Esatto, sì. Invece lei, che appunto con il fumetto ci ha regalato tantissime storie meravigliose e tutto altro, però quando vuole rilassarsi e divertirsi, lei cosa legge? Quali fumetti predilige? Va sempre sulla Disney, oppure magari, non so, i supereroi? I supereroi mi piacciono, certo, sì, mi piacciono e li seguo, insomma, in edicola vado lì e scelgo qualcosa, cioè, sì. Ma mi piacciono soprattutto i fumetti francesi e franco-belgi, ecco. Appartengono, qualcuno appartiene anche alla mia data anagrafica, però mi piace molto Herman, per esempio. Ai tempi c'era Giraud e poi Moebius, e insomma Frank Heim per me è stato un grande maestro, come lo è stato Uderzo, cioè tutti grandi autori. Oggi leggo sicuramente meno, leggo libri però e guardo film e cinema, ecco. Ho capito.
Noi ringraziamo il maestro Cavazzano per essere stato con noi e può dirci soltanto a cosa sta lavorando adesso, cosa vedremo in futuro? Sì, farà felice ancora una volta Marco Gervasio. Sto lavorando su una storia di Paperinic con la sceneggiatura di Marco Gervasio, una sceneggiatura che mi fa impazzire, però insomma mi fa impazzire perché non è semplice, è abbastanza complicata, forse l'ha fatta apposta sapendo che l'avrei disegnata io. Vabbè, comunque rimane... Hai fuori classe, si dà. Sì, certo, vabbè. Però avevo chiesto una storia solo di primi piani e lui invece mi ha messo un esercito di personaggi così, ma insomma lo mando a quel paese, però so che un caro amico l'ha fatto per stimolare la mia così creatività. Va bene, sto lavorando proprio su questa, che uscirà credo a fine ottobre forse. Hanno voluto una piccola parte di questa storia per poterla pubblicare, non so come, se verrà fatta, se verrà inserita con altri autori, però è fino a ottobre, quindi ci siamo là. Sì, sì, già spedite le prime 10 pagine, quindi proprio cotta e mangiata, come si dice. Sì, sì, esatto. Bene, noi ringraziamo davvero il maestro Cavazzano per essere stato con noi, io le ribadisco per l'ennesima volta che è stato un onore averla qui con noi e noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a Media Nerd, grazie di questa intervista e questa opportunità di conoscervi. Ciao.